Bentornati ragazzi sul canale di Ender of the Dark Mist. Oggi andiamo a provare Maiko, o Miko, healer di Battleborn. Vediamo le skill che sono la Q. Allora, Maiko ottiene salute in un breve periodo durante il quale il raggio curativo ripristina più salute. La E lancia un sacco di spore che esplode all'impatto, infliggendo danni lasciandosi dietro una nube di spore che rallenta i nemici che ci entrano per un breve periodo. Schiera un fungo che ha una grande quantità di salute che crea un'area d'effetto che dura per un breve periodo. Gli alleati ottengono salute a seconda mentre sono a portata. I kunai di Miko avvelenano i nemici all'impatto infliggendo danni nel tempo. Proviamo a vedere la Q. Allora, Maiko è un healer sostanzialmente. Sì, si può usare volendo anche in attacco, però non è tanto conveniente visto che l'ulti non è di danno, e mentre a livello di attacco c'è solo la E, credo. Siamo contro Benedict, Kaldarius, Melka, Galilea ed Ambra. Brutto team contro. Allora, andiamo a vedere l'uno. Quando Fusione, ottieni punti guidando i tuoi scagnozzi Blosintesi verso attiva con un l'inceneritore alleato con il raggio stabiliti e curativo mentre la distruggi gli velocità di scagnozzi movimento di nemici Maiko prima che aumenta l'effetto arrivino a rallentamento di nube di destinazione. Più grande è spore. lo scagnozzo, più punti otterrai Io sacrificandolo. questa partita, La prima vediamo, la squadra che gioco. ottiene 500 punti vince. Dai, aumento comunque la salute. Col tasto destro curo. Tasto sinistro kunai a tutto andare. Rotellina, sta roba. Proviamo. Devastate i nemici tra 3, 2, 1, Se non la via! smetti, togli, madonna. Avanziamo un attimo. Gli scagnozzi alleati si stanno schierando. Speriamo che sto Toby muoia perché mi ha veramente rotto le palle. Allora. La Sciambra. Proviamo un po' di coltellini. Vai, Maiko! Madonna! Oh, che uccisione! Uccisa di kunai malissimo, ragazzi! Tra l'altro una precisione della Madonna questi kunai, sono molto semplici da usare. No, ok, forse ho parlato un po' troppo presto. Allora, nel frattempo qua Kaldarius mi sta scassando e io sono rimasto incastrato e sono morto come un pirla perché quell'altro non mi ha dato una mano, se è dato proprio. Ora cerchiamo di andare un po' da qualche altra parte perché siamo 63 a 6, che non è assolutamente una bella cosa. E tra l'altro stiamo ancora avanzando e perdiamo. Proviamo a curare Toby. Ok, se no muore. Solo che il problema è che siamo tutti fermi nella stessa zona. Ok. Rompiamo un po' le palle a Galilea perché sennò. Nemico, si avvicina. Mettiamo la torretta curativa. Diciamo che questa partita con Maiko sarà un po' stravagante perché è un healer, ma sto giocando praticamente come un DPS. Aurox non ha capito che deve distruggere i minion. Se non capiscono questo. Ma io mi posso curare da solo.
Col tasto destro no, però con la Q. Ok. Assist. Allora, gli effetti di cura continuano, si applicano anche agli alleati vicini. Quando il presidente è attivo a curare un alleato con il raggio curativo, fa recuperare salute anche a Maiko. Facciamo questa, così ci dà una mano anche a noi. Però il problema è che devono assolutamente venire a darmi una mano anche di qua, perché no. Allora, vediamo un po'. Non sto andando malissimo, però dovrei fare l'healer, cosa che attualmente non riesco a fare. Maledizione, curiamoci. Fire rat. Ah, non è morto, peccato. Io lancio kunai. Provo a fare qualcosa, ma... Uno scarto. Non riesco. Riduce il tempo di recupero per tutte le abilità, aumenta la velocità di ricarica dei kunai di Maiko, direi. Recupero delle abilità. Proviamo ad avanzare di qua. Purtroppo non è una partita semplice, perché sì, è vero che io dovrei fare l'healer, ma se nessuno pusha, nessuno fa niente. Toby è continuamente dietro al suo scudo. Dobbiamo andare nell'altro lato, ragazzi. Allora, aia, sta attaccando. Ah, c'era Ambra, non l'avevo vista. Allora, era per quello che stava attaccando Rat. Proviamo a fare qualcosa, ma siamo 19.236, il recupero qui lo vedo veramente arduo. Comunque, mi stanno continuando a scrivere Maiko use your heal, Maiko di qua, Maiko di là, perché effettivamente non sto curando nessuno, ma non so neanche come fare, perché proverò a stare attaccato a Shane e Aurox. Gli altari degli scagnozzi nemici sono stati spostati. Però non avanzano. Anche Rat. Non avanza nessuno. Cioè, questa partita è veramente una partita da schifo, perché nessuno fa niente. Ah, sono stato stunnato. È arrivato anche il Caldarius. Come vedete, se io vado a curare un alleato che comunque non riesce a uccidere, non ha senso. Non è nelle mie corde fare l'healer. Ho voluto solo portare il gameplay di Maiko, o Miko, che non utilizzerò comunque mai più nella mia vita. Le skill le state vedendo. Non so se riuscirò ad arrivare al livello 5. Spero di sì. Non è bruttissimo. Si può usare anche comunque in attacco. Non è un brutto PG. Ovviamente per gli amanti dell'healing su questo tipo di giochi, può fare a caso vostro, Maiko. Ma nel frattempo
stanno pushando. Ok. Abbiamo ucciso Galilea. Nube di spore rilascia le spore lungo il percorso prima del bersaglio, coprendo un'area più estesa. Invece di rendere tutti i nemici nel raggio delle spese, nube di spore colpisce e stordisce. Questa mi piace moltissimo. Ok, uno stordimento. Conviene. Maledizione. Sempre, io sto morendo. Ouch. Rat deve difendere. Se n'è accorto. Proviamo un recall veloce. Scagnozzo gigante nemico in viaggio verso l'altare. Ok, direi potenziamo la E, che sono le cure ricevute. Così ci curiamo anche il doppio. Questa carta l'ho trovata nel pacchetto. Vi ricordo che quando avete i soldi spacchettate il più possibile. Adesso andiamo avanti cercando di, non dico di vincere la partita, gigante, ma almeno di farvi vedere per quanto possibile la E, la F. Nel frattempo devo stare attento perché sono veramente scassando. Io lancio kunai. Facciamolo. Minrek preferisce i nemici. Uccidete i loro scagnozzi prima che arrivino all'altare. Proviamo a proseguire un po'. Resta lì. Ci curiamo, potenziamo questa. Caldarius. Siamo saliti a livello 5. Parte dei danni inflitti alla salute nemica di micologia molecolare vengono convertiti in saluti per Michael. Gli effetti velenosi di micologia colpiscono anche i nemici vicini. Proviamo questa, dai. Io direi, proviamo la F. Ok, ha messo giù il fungone. Ma hanno ucciso malissimo perché comunque nessun alleato viene a fare qualcosa. Vabbè. Comunque l'ulti è quel fungo enorme che cura. Anche se non è andato a buon fine, perché può essere distrutto tra l'altro il fungo. Andiamo avanti. Allora, 441-44, direi una partita non asfaltati ma peggio, come un marciapiede. Io, tra l'altro, volevo provare a fare una cosa. Qua c'è Melka, vediamo se è stupida. Mancata, tra l'altro. Allora, rinseguiamo Melka. Questo è l'ulti, come vedete il funghettino che cura. Questo è il nostro amico Caldarius. Ho fatto un assist. Un altro qualcuno mi sta appestando da un'ora dietro. Non è riuscito nel suo intento di uccidermi. Non scappo perché tanto moriremo sicuramente. Tiriamo la Q. E abbiamo mandato dentro un po' di minion. Almeno siamo arrivati a 100, ragazzi, dai. È stato buonissimo. Non abbiamo fatto un mega KO di quelli pesanti. Ancora un po' di vita. Proviamo ad avanzare.
Tra l'altro io andrei qua. Proverei a dare una mano a Galilea o... No, scusate, non è con noi Arat. Anche se non è un super tank. Proviamo a dare una mano a Toby. Ok, non è morto, ce l'abbiamo fatta. Proviamo di qua. Andiamo avanti. Non ce l'abbiamo fatta, maledizione. Ok, sconfitta. Ci è andata male. Poteva andare veramente meglio. 130-500. Proviamo a vedere. Magari abbiamo sbloccato qualcosa. Allora, niente, Maiko livello 1, un po' di esperienza e crediti. Dai, è stata comunque una bella partita, ragazzi, anche se abbiamo succato come pochi. Vi ricordo, se vi è piaciuto il video iscrivetevi e lasciate un mi piace. Ciao ciao.